Bentrovati, siamo a Forcella, nel cuore di Napoli. Questa strada insieme a Via Annunziata, Vico Pisciceli, la Maddalena, il centro storico della città, è stata ribattezzata il Triangolo della Monnezza. Da circa un mese in questi luoghi si trovano tonnellate di rifiuti, discariche vere e proprie a cielo aperto. I cittadini sono davvero stanchi, molte le lamentele, difficile la raccolta. Che cosa sta accadendo a Napoli? Da quando è chiuso il sito di trasferenza della ICM la situazione è peggiorata. Abbiamo fatto un giro per le strade della città, vi faremo vedere le immagini di come è ridotta Napoli in questo periodo e cercheremo di capire anche insieme al neo presidente della SIA, la società dei rifiuti di Napoli, Maria De Marco, che cosa sta accadendo e che cosa soprattutto si sta facendo per risolvere questa situazione. A pochi giorni dal Natale, Napoli si presenta in condizioni davvero drammatiche. A terra si contano più di 150 tonnellate di rifiuti, ma è un numero variabile in costante aumento. I mezzi di raccolta non ce la fanno a smaltire tutto il quantitativo che si trova in strada e per giunta alcuni veicoli sono fermi ai box perché sono guasti. Tutti i quartieri di Napoli sono in affanno, ma la situazione peggiore si registra nel centro storico. Addirittura via Santa Chiara c'è un motorino scaricato e incastrato tra sacchetti e bidoni. A Vico Pisciceli i residenti ci hanno portato a vedere una grossa montagna di rifiuti che blocca letteralmente il passaggio. 6 metri di lunghezza per 2 metri di altezza. Chi abita in zona è costretto a compiere un lungo giro per poter tornare a casa. Non è che hanno voluto bloccare, la gente prende e butta immondizia. Così, come se fosse autorizzata a farlo, però, una strada pubblica. No, nessuno dice niente. Allora, io ce l'ho col sindaco, con chi, gli assessori, perché non vengono a vedere, non se ne fottono, non si interessano di niente. Non è bello. Anche i turisti vengono schifati. Allora noi vogliamo fare qualcosa per il turismo o lo vogliamo eliminare? Perché questa c'è nella politica di eliminarli. Perché la gente non viene più qua. I vigili, tutti devono controllare, ognuno deve fare la propria parte. Devono venire a vedere, anche se io scendo la busta fuori orario. La prima volta ti avviso, la seconda volta ti sei multato. È chiaro? Ma questo non avviene. Questa è via Forcella, passaggio obbligato per i gruppi di turisti che attraversano Spacca Napoli per arrivare ai siti d'arte e cultura. E c'è chi fotografa i sacchetti e la spazzatura, il triste souvenir di una gita che ha riservato parecchie sorprese. Sì, devo pubblicare sul giornale che comunico io. Insomma, non è proprio bello quello che ha visto. No, è bruttissimo, è come quasi 40 anni fa, forse è peggio, occhio. Si aspettava di trovare una situazione del genere, no, a Napoli? No, no, pensavo molto meglio. Almeno, sono venuto apposta. Da dove venite? Zona di Varese. Senti al vostro sindaco De Magistris. Più di così non può fare. Siamo turisti e nos ha gustato mucho Napoli. Nos ha gustato mucho Napoli. Pero sí vemos la ciudad un poquito sucia. Es bonito, muy decadente, pero todo muy sucio, muy sucio. Esto... No sé, nos sorprende que crea enfermedades, ¿no? Ratas, cucarachas, sorprende mucho la suciedad que hay. Non è voluto, è tutto un po' guasto, un po' difficile. Me è buono, da Michele è buono per mangiare pizza. Da dove venite? Sevilla, Spagna. Non si può pensare che altro barrio in Spagna esté tanta basura, non si immagina. Mal vista. No, mal vista, mal vista. Da mesi via Forcella è un'enorme discarica che resiste ad ogni tentativo di bonifica. La mattina si prova a ripulire e la sera è nuovamente piena di rifiuti. Un incubo per i commercianti della zona. Ho fatto 10 reclami. Io ho chiamato
Ma non è mai cambiato niente? No, non se ne fregano, vengono dopo un mese e mezzo, dopo che qui si è riempito molto, fanno prima riempire e poi dopo ci vengono a fare la gentilezza di venirsi a prendere tutti questi mobili. Qua abbiamo dovuto chiamare i vigili urbani, è venuto un carro attrezzo, non lo so di chi era, e hanno venuto, sono venuti a buttare una Smart, carcasse di motorini, Liberty, ci abbiamo tutto, Mondo Convenienza, Ikea, Piaggio, tutto ci abbiamo qua fuori. Questa è diventata una discarica. È venuto il signor Corsa con i camion e si sono venuti a prendere tutta questa ingombranti. Però il giorno dopo siamo da capo. Lei col negozio qua la mattina che cosa è costretta a fare? A spostare mobili, materasso, tutto. Cioè prima di aprire il negozio? Dobbiamo spostare prima tutto. Se sta pulito che rimangono puliti. Dobbiamo pulire con una pompa d'acqua, disinfettante e tutto. Dobbiamo buttare tutto questo perché la puzza è orrenda. Vedete che ci sta. Questi materassi, specialmente quando piove, che si bagnano, la puzza non vi dico che sale qua. Non si può stare qua fuori. Ma questa è una cosa che devono prendere un provvedimento, devono murare qua o devono togliere questi contenitori, devono prendere un provvedimento. Perché questa è una lotta contro nessuno. Guardate qui anche che abbiamo scritto qua. Fammi vedere che avete scritto. Eh beh, c'è scritto vietato buttare i rifiuti. Buttare i rifiuti. Poi c'è scritto anche, si vede anche la scritta là. Sta scritto loro, non buttare i rifiuti, ma mettete tu. Proprio per non farli buttare più. E beh, ma nessuno, vi siete che non sanno leggere? No, non sanno leggere, perché sono solo stranieri, infatti anche di fronte là, guardate cosa c'è, trovate di tutto e di più, frigoriferi, sedie, materassi, è un degrado, è diventato proprio un degrado, non ce la facciamo più. Le segnalazioni cadono nel vuoto, ma nel frattempo avanza un serio pericolo per la salute pubblica. Io ho fatto 8 reclami a questo numero qua. 8001610101 I camion non ci stanno. Un mese. E nessuno arriva. Nessuno arriva. Insomma, per voi è un danno perché vendete comunque verdura, roba da mangiare. Però se viene l'ASL mi chiude. A due passi dalla ruota degli esposti a Via Annunziata, la discarica ha occupato un intero marciapiede. Addirittura l'ambulanza giunta sul posto per soccorrere un residente ha dovuto impiegare diversi minuti prima di accedere al condominio. È una vergogna così, i turisti che vengono, la chiesa sta di fronte qua, la ruota. Questa è la ruota degli esposti, famosa. Famosa, fa proprio brutta far vedere la mondizia così, da là fino a qua. Da quanto tempo è così? Sono 2-3 giorni, no, più di 10 giorni che è così, che stanno buttando la roba di più, però non era così. E ogni giorno aumenta? Sì, si aumenta ogni giorno questo. È proprio il quartiere che è così purtroppo, non possiamo fare niente, noi è inutile che l'avvisiamo, cosa, proprio la gente che sono male di tutto purtroppo a questa zona. Ci volesse un po' di pulizia, perché noi siamo abbandonati anche dallo Stato. La scalinata che porta in piazza Vincenzo Calenda, dove c'è il teatro Trianon, meta di centinaia di persone nel fine settimana, somiglia un po' alla famosa scalinata di Joker, ma anche qui è impossibile salire senza scansare rifiuti. In via della Maddalena la gente è ormai rassegnata. Nei giorni di mercato poi la situazione peggiora drasticamente. Questa è una discarica, letteralmente una discarica. Ce l'avete davanti al bar? Sempre, tutti i giorni, dalla mattina fino alla sera. Ma da quanto tempo va avanti questa storia? Ma da sempre, c'è una puzza incredibile.
e non si può stare, noi abbiamo delle attività e non possiamo stare così tutta la giornata, ma adesso non è niente, poi in serata si accumulano ancora più rifiuti, materassi, divani e tutto. Cioè le persone vengono proprio a svuotare le case? Ma tutti, è questa comunità, tutti quanti, tutta la zona diciamo. Poi c'è anche una zona di mercato che qua la mattina è un macello comunque. Ma non vengono a raccoglierla? Vedete i camion che passano a raccoglierla questa immondizia? Ma la sera tardi a volte vengono, poi si fa ancora di più che la incendiano, dai. Ma comunque è invivibile. C'è una... Quindi non solo la puzza ma anche poi l'incendio? Sì, sì. Da quanto tempo avete l'attività in questa zona? No, da anni, ti ripeto, è stato sempre così, cioè non è mai cambiato nulla. È una rovina questa imbondizia che ci sta facendo. Penso che tutti i giorni, un mese e mezzo abbiamo chiamato l'ASL e nessuno ha fatto niente. Ci risponde, rispondiamo di nuovo, la condizione è sempre la stessa. Continua a mettere spazzatura contro spazzatura. Ci stanno rovinando. Gli animali, non te lo dico proprio, cosa sta succedendo. La rovina di Napoli, proprio. Qua vengono i turisti a farci le foto per vedere che fine che stiamo facendo. Questa è la nostra rovina. Cioè i turisti fotografano l'immondizia? Sì, come fosse uno spettacolo, perché fuori non ci sono queste condizioni. E noi stiamo così rovinati perché siamo stati e stiamo ancora nella merda. Dico, ma nessuno di voi si ribella, non vi mettete insieme? No, noi abbiamo ribellato, però sono le persone del quartiere che non è che pensano molto dove stiamo. Perché ogni abitazione dove stanno respirano spazzatura e non sanno cosa stanno passando. Chiamavano l'ASL inutile, ogni volta che passano da qua guardano e se ne vanno, cami vuoti, ma vuoti vuoti. Vengono i turisti a Napoli e si credono che siamo noi napoletani che buttiamo queste cose, invece sono gli zingari sono. I commercianti dicono che è colpa degli extracomunitari, qualche residente addita gli zingari, ma c'è un grado di inciviltà e indifferenza diffusa che tocca tutti, senza distinzioni, napoletani e stranieri. Io non vorrei colpevolizzare a qualcuno, il problema è questo, siamo sbagliati prima noi. In primis, guarda, mi metto io davanti, perché anche io tante volte ho una brutta abitudine, fumo e butto i mozziconi a terra e mio figlio di 9 anni mi richiama, dice mamma non è corretto, è vero. È proprio per il loro futuro, dei nostri figli, dei nostri nipoti, è sbagliato. Dovremmo essere prima noi a mantenere pulita la nostra, perché quella è la nostra città. A Piazza del Carmine si fa la gincana tra Monnezza e Cantieri per andare a comprare un albero di Natale o i giocattoli per i bambini. Gennaro Esposito, presidente del Comitato per la Vivibilità Cittadina, segnala l'esigenza di una maggiore repressione. Gennaro, le vostre pagine Facebook in questi giorni raccolgono solo foto di immondizia ovunque, nella città di Napoli e soprattutto nel centro. Sì, ci comunicano molti cittadini che appunto i loro quartieri sono assolutamente assediati dalla spazzatura. Siamo qua a Piazza Dante perché questa è una situazione tipica. Adesso stamattina sono stati appena prelevati i rifiuti, però già si vedono, come dire, i sacchi di rifiuti conferiti in modo illegittimo, in modo illegale. Stamattina ad esempio passando per Piazza del Gesù, patrimonio UNESCO, piena di turisti, c'era un camion dell'indifferenziata che prelevava quindi tutta la spazzatura che si era accumulata davanti al Genovesi, un liceo storico di Napoli, in modo assolutamente anomalo e illegale. Quindi sostanzialmente quello che possiamo dire è che innanzitutto non ci sono i controlli, quindi sia qua Piazza del Gesù ma anche Piazza Bellini si accumulano presso le campane rifiuti conferiti in modo illegale. Il conferimento illegale di rifiuti peraltro costituisce pure reato, ma sostanzialmente la Polizia Municipale noi di multe non ne abbiamo viste, tanto è vero che siamo andati a vedere nel bilancio a quanto ammonta nel 2018 il consuntivo, quanto ammontano le entrate per il legittimo conferimento di rifiuti e ci sono pochissime migliaia di euro.
di sanzioni, come dire, irrogate, ma poi se si va a vedere alla riscossione si trova che non è stato riscosso nulla, quindi sostanzialmente non si reprime nulla a Napoli. La polizia municipale, ahimè, quella ambientale, c'è una sezione ambientale presso la polizia municipale, non fa rispettare le regole a questo punto, perché pure se si fanno le sanzioni poi non si riscuotono. Tutto procede così come sta procedendo. Ci sono i quartieri che stanno soffrendo, c'è una manifestazione a Bagnoli sabato, loro addirittura hanno chiamato alla piazza "Noi non siamo Monnezza", che è un incipit abbastanza triste per noi napoletani. Come dire, Piazza Bellini, là si trovano cumuli di cartoni e di bottiglie di vetro, e quindi sarebbe facilissimo individuare chi sono i responsabili. Non si fa nulla, non si persegue nulla. La cosa che ci rattristisce ancora di più è che le ultime nomine del sindaco De Magistris sono cadute su persone che non hanno nessuna esperienza. Mi riferisco al presidente, che è stata nominata, almeno a leggere la stampa cittadina, semplicemente, almeno fino ad oggi, non ha dimostrato di invertire la tendenza, semplicemente perché ha la tessera di Dema in tasca e non ha nessuna esperienza, ed è stata chiamata a gestire, diciamolo, un'azienda che fa 200 milioni di fatturato l'anno, quindi occorreva un manager che ha diverse decine di milioni di esposizione nei confronti delle banche e che deve gestire 2200 dipendenti. Ora, diciamo che anche appena cominciato, non sono nemmeno 10 giorni che è stata nominata, diamole anche il tempo di dimostrare se è... In un'azienda privata di queste dimensioni la proprietà non si sarebbe mai e poi mai permessa di nominare presidente del consiglio di amministrazione una persona che non ha nessuna esperienza manageriale. Quindi, se questo è il modo di gestire le aziende pubbliche, che come dimensione sono le più grandi del Mezzogiorno, perché 2200 dipendenti non ce l'ha neppure la Whirlpool, che adesso stiamo facendo tutte le storie che sta chiudendo, sono 200 dipendenti. È vero che è stata nominata da poco, dobbiamo aspettare che faccia, ma voglio dire, in un'azienda alla Fiat non avrebbero mai nominato una persona che non ha nessuna esperienza di gestione manageriale. C'è però anche un altro dato, a prescindere da quello che sicuramente, insomma, ha una quota di responsabilità appunto in capo alla SIA, però c'è un dato di inciviltà evidente che non si può sottacere. Questo è un tema su cui ci siamo concentrati come comitato e siamo andati a scavare proprio nel bilancio. Cioè, il bilancio è la rappresentazione contabile del disastro amministrativo. Se io non trovo multe fatte per il legittimo conferimento dei rifiuti, delle due l'una: o Napoli è pulitissima, è uno specchio, oppure non si fanno le multe. Io penso che è la seconda che ho detto, perché Napoli non è uno specchio. Il sindaco De Magistris ammette che la situazione è preoccupante. Secondo il primo cittadino, le cause di una maggiore produzione di rifiuti a Napoli stanno nell'incredibile afflusso di turisti e nella pioggia dell'ultimo mese. La quantità di rifiuti in città è aumentata notevolmente. Ora abbiamo avuto i dati statistici, li stiamo analizzando nell'ultimo anno, per non parlare dell'aumento dei rifiuti negli altri comuni, quindi abbiamo una serie di dati molto preoccupanti. C'è una flessione complessiva nell'area metropolitana, non ancora a Napoli, ma se continuiamo su questo trend accadrà anche a Napoli, di una diminuzione della raccolta differenziata. Questo è dovuto a una crisi dell'umido, di cui nessuno se ne interessa a livello nazionale, il governo non è riuscito a far passare anche degli emendamenti importanti nonostante gli impegni. Quindi questo è un tema serio. Poi a novembre si è messa anche la pioggia, che statisticamente ha aumentato del 15% il tonnellaggio dei rifiuti, quindi la quantità media di Napoli era di 850 tonnellate, adesso è arrivata a 1150. Quindi questo è un tema che non può riguardare solo Napoli, deve riguardare la regione, che ha la competenza sui flussi. Bisogna diversamente distribuire i flussi negli impianti di tutta la Campania e poi sperare che prima o poi anche il governo nazionale si accorga di tutto questo, perché Roma sta anche drogando il mercato. Perché insomma ci vogliamo rendere conto, e penso che le immagini di ieri e l'altro ieri ce l'hanno dimostrate, Napoli è invasa positivamente di viaggiatori. I viaggiatori consumano. In realtà a causare il cortocircuito è stata la chiusura del sito di trasferenza dell'ex ICM a Napoli Est.
Per il comune, quell'area, usata impropriamente per scaricare di tutto, al punto che i residenti hanno dovuto occupare con i picchetti la strada per protesta, volente o nolente era l'unica valvola di sfogo per i camion della SIA, che non possono portare negli stir più di un quantitativo di rifiuti al giorno. La SIA, la società di gestione e raccolta dei rifiuti di Napoli, sta cercando di mettere mano al problema. Ma non è facile. Al vertice della società è arrivata da poco Maria De Marco. Per lei un vero battesimo di fuoco. Maria De Marco, prima donna presidente di una delle più grandi aziende municipalizzate del comune di Napoli, in questo momento un'azienda nel mirino perché stiamo vivendo una grande difficoltà in città, ci sono tonnellate di rifiuti in strada. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo una cosa che si ripropone tutti i giorni e quindi va presa in considerazione perché va cambiata strutturalmente. Napoli ha delle quote di conferimento presso gli STIR che sono fisse e che partono da una stima insufficiente per i rifiuti prodotti a Napoli e in questo momento ancora di più. Quindi nel momento in cui presso gli STIR non è possibile conferire altro, in questi diciamo 15 giorni scarsi, anzi ieri è stata, martedì è stata la mia prima settimana di insediamento, in questi giorni a terra rimangono 200 tonnellate perché non è possibile ritirarle e conferirle. Ovviamente la prima cosa che c'era da fare, oltre a raccogliere ovunque vengano segnalati degli accumuli, è ricontrattare queste quote, perché non è pensabile che Napoli possa essere ristorata soltanto sul numero dei propri abitanti. E questa è la stima. Per avere ristoro, quindi per avere quote da portare negli STIR, vengono fatti dei calcoli sui residenti a Napoli, che ha sì circa 1 milione di abitanti, però di fatto a flussi turistici, a flussi amministrativi, a aziende ospedaliere, la maggiore concentrazione del sud Italia, agli altri enti amministrativi, la città metropolitana come la regione che insistono su questa città. Certo, stiamo parlando non di abitanti veri, ma di persone che trascorrono 12 ore al giorno in questa città e quindi il peso della produzione dei rifiuti da conferire per la città di Napoli deve essere riconsiderato, se no ogni giorno avremo più tonnellate in strada. Per capirci, adesso quanto possiamo conferire e quanto invece dovremmo conferire per stare più tranquilli? Allora, noi potremmo conferire fino a 900 1000 tonnellate in una giornata. Per la questione STIR, che non lascia a Napoli nessuna prelazione, mi faccia passare questo termine, nel senso che Napoli va in coda, casomai arriva con 50 macchine che hanno fatto il prelievo in città, ma va in coda esattamente al singolo comune che scarica dentro quello STIR, quindi non ha né tempi dedicati né giornate dedicate. Noi abbiamo bisogno di spazi per la città di Napoli in considerazione del fatto che è città metropolitana e capoluogo di regione. Ecco, con chi bisogna parlare per ridiscutere queste quote? Allora, già so che l'assessore del giudice dell'amministrazione comunale ovviamente ha chiesto un'interlocuzione con il vicepresidente della regione Campania, Fulvio Bonavitacola, perché il piano si contratta lì. È un riconoscimento necessario, siamo in collaborazione con tutte le forze dell'ordine, quindi la nostra collaborazione intesa come azienda è totale con le altre istituzioni. Ora però Napoli deve avere questo riconoscimento, quindi Napoli ha dei flussi che stanno facendo aumentare vertiginosamente la propria produzione. Però la domanda che poi ci si pone è perché avviene questo in questo momento, cioè da un mesetto a questa parte? Napoli ha sempre raccolto tanti enti, ha sempre raccolto tanti turisti, perché prima era più pulita e adesso no? No, questa è, perciò dicevo, è una vera e propria crisi. Le cose sono peggiorate quando è uscito il nostro sito di trasferenza che è l'ex ICM, perché lì ci dava la possibilità, nel momento in cui erano più lente le code, di stoccare
temporaneamente e nell'arco di poche ore andare a prelevare un'altra volta. Adesso non abbiamo compensazioni, adesso siamo lì in fila e dobbiamo attendere solo il momento in cui ci fanno entrare. Quindi diciamo che la chiusura dell'ex ICM ha determinato questa, un problema serio. Non c'è un'altra area di trasferenza che potete utilizzare? In questo momento no, ma abbiamo dovuto prendere delle diverse soluzioni, che sono l'utilizzo di centraline di grande portata, i famosi bilici compattatori, che ci stanno dando il sollievo, perché possiamo riempire le pance più rapidamente, metterli in coda agli stir e continuare però il prelievo invece in città. Quindi questa stretta che stiamo dando è determinata da una ottimizzazione delle risorse che avevamo e chiaramente poi la programmazione di altro è un piano industriale, ha bisogno di tempi maggiori. Ecco, parliamo anche dei mezzi e appunto delle dotazioni. Sono sufficienti quelli che avete per coprire tutta la città? Allora, io ho dovuto, insieme ai miei colleghi del Consiglio di Amministrazione, Fortini e Crivaro, chiedere una ricognizione, perché noi da una settimana cominciamo ad avere direttamente le informazioni di guerra, diciamo. Non abbiamo avuto il tempo di ricevere informazioni e relazioni. Questo per noi è indispensabile, perché sapere che per esempio ci sono dei camion che stanotte si sono fermati e abbiamo previsto in emergenza che da un altro distretto andassero a coprire quello. In realtà è come se noi, appena insediati, non sappiamo che cosa abbiamo, ma dobbiamo rispondere già. Allora, è un'inversione di tempi che ovviamente viene da lontano e che, se non ci fossero stati problemi prima, io non avrei trovato questo, ovviamente. E a noi si sono ribaltati i tempi, noi abbiamo dovuto rispondere a questa situazione di crisi per una cosa che era già successa e che probabilmente non è stata approcciata nella maniera tempestiva con cui forse meritava. Ex ICM è andato fuori gioco per quello che era il polmone per questo passaggio, diciamo, più rapido, perché è stato usato impropriamente. Quindi noi azienda e noi città di Napoli ne abbiamo dovuto pagare immediatamente le conseguenze. I rimedi devono essere questi qui dell'emergenza, quindi stiamo rispondendo con le macchine. Quindi noi abbiamo la variabile dei nostri camion, che possono avere una varia improvvisa. Abbiamo l'imponderabile, che è cosa succede nello stir quella notte o quell'alba. Abbiamo delle quote in più, abbiamo conquistato delle quote di servizio, diciamo, in più, e le stiamo utilizzando. Abbiamo potuto per esempio conferire domenica pomeriggio, che è stato un recupero. Noi stiamo andando a recupero, non siamo fuori da questa crisi. Non dobbiamo parlare di emergenza rifiuti, perché chiunque abbia un po' di memoria sa che cosa è stata l'emergenza rifiuti a Napoli e tutto quello che ha scatenato anche in termini di brutti interessi sui rifiuti, con i commissariati, con le gestioni commissariali straordinarie. Noi stiamo lavorando mettendo i nostri operai, i nostri lavoratori nelle condizioni di lavorare il più possibile. Abbiamo le questioni delle macchine, stiamo cercando in queste ore di dotarci di tutto quello che era possibile attivare così, come dire, da un giorno all'altro e senza nessuna variazione, ecco. Quindi con quello che era possibile adesso. Ad occhio e croce, quanti mezzi e quanti uomini abbiamo a disposizione? Ma sia a circa 2.000 lavoratori, non tutti in strada, abbiamo centinaia e centinaia di lavoratori nei distretti, tutti molto anziani, quindi abbiamo problemi strutturali che si accumulano, abbiamo un parco auto che a breve, autocarre diciamo, che a breve potrà ricevere ulteriori benefici di ulteriori emissioni. Parliamo di centinaia e centinaia di mezzi e di uomini. Dobbiamo fare manutenzione delle macchine, manutenzione degli uomini, certo, dei lavoratori, che sono a cui si chiede sempre poi lo sforzo eccezionale. E poi nell'arco di queste settimane, da quando ci siamo insediati a fra pochissimo, arriveranno rinforzi di macchine però. Quante ne arriveranno più o meno? Abbiamo 6 spazzatrici nell'arco della prossima settimana, abbiamo un altro bilico a disposizione e a breve anche camion, insomma, di media e grande portata.
Questo è per affrontare adesso la crisi. Nel prossimo futuro chiaramente c'è da fare un piano industriale, diceva, e di rivedere un po' tutta la gestione. Che cosa dobbiamo aspettarci? Che cosa avete in mente di fare? Metterci al lavoro, così come abbiamo dovuto fare adesso in questo frangente in cui c'è poco da parlare ma c'è solo da ottimizzare quello che si ha. C'è Daniele Fortini che è il nostro grande esperto di rifiuti intesi anche come, proprio come piano industriale da definire. Abbiamo da applicare il contratto di servizio col Comune di Napoli, quindi cercando là dentro già come ottimizzare i nostri servizi, come renderli più compatibili con le attività della città. Ma noi abbiamo in questo momento un assedio da parte delle discariche abusive che si sono create nelle nostre strade. Gli ingombranti non possono essere conferiti e non vanno in strada. In questo momento noi siamo davanti, ecco, questa io la ritengo un'emergenza, stiamo davanti al compimento di reati ambientali nella cinta urbana. E questi si trattano secondo me diversamente. Ecco, a proposito appunto delle multe e poi della fase anche repressiva, perché non può mancare. Deve partire, tutto deve ripartire, va bene? Perché io trovo tutto abbastanza fermo, quindi tutto deve ripartire l'informazione ai cittadini, come si conferiscono i rifiuti differenziati. Lei è arrivata alla SIA davvero un battesimo di fuoco, possiamo dirlo. Prima il fuoco di fila delle critiche e di chi insomma non ha ben visto la sua nomina recente al vertice di questa azienda. Sì, ho un po' sentito come un'azione in malafede da parte di un vostro collega, perché ovviamente ha selezionato l'unica cosa che poteva colpire il sindaco che aveva individuato nella mia persona una in grado di affrontare questa situazione. Hanno voluto colpire la donna perché, sminuendo questa scelta di una donna ai vertici di questa azienda, si voleva colpire la persona e colpire la scelta. Quello che è il senso della mia presenza in azienda è la cura della polis, è il raccordo con i pezzi della città, è il recupero del rapporto con la cittadinanza attraverso comitati e associazioni, quello che ha contraddistinto su un territorio che ho amministrato la mia azione amministrativa.